Tele Durruti, Fulvio Abate. Ieri sera ha in onda la trasmissione di Concita De Gregorio e David Parenzo. Si parlava di Afghanistan, ma si parlava anche del rave che si sta svolgendo in questi giorni nel Lazio. Molti ragazzi accampati per partecipare a questo evento ludico. Concita De Gregorio ha provato a descrivere cosa sia mai un rave, o meglio, lo ha paragonato a certe manifestazioni corali. Ha citato espressamente il Festival dei Poeti di Castelporziano 1977-78. Quindi assimilando il rave a un evento che appartiene all'ultima coda di una stagione politico-militante, ma anche di agitazione culturale. Il Festival di Castelporziano lo si deve agli anni delle giunte rosse. Renato Nicolini, assessore alla cultura al Campidoglio, e tutti i poeti, dai nostri ad Allen Ginsberg, partecipano a questa manifestazione che, diciamo, mostra una sorta di canto del cigno di un'idea comunitaria. Ecco, no. Il riferimento esatto avrebbe dovuto essere, sia pure fra molti distinguo, col Festival di Parco Lambro 1978, dove è chiara ed evidente la fine della militanza, dell'organizzazione leninista. E questi ragazzi, come in una sorta di Woodstock nostrana, si lasciano andare nudi verso sul taboga di quella che poi sarà il futuro, un futuro di precariato, di incertezze, ma anche in barba a un'idea politico-militante, ormai usurata, insignificante, ottusa, scelgono una dimensione ludica, il principio del piacere. Il rave, e questo Concita De Gregorio dovrebbe saperlo, è ben altra cosa. Non ha più nessun, diciamo, carico pendente ideologico, così come accadeva a Castelporziano, al Festival dei Poeti o a Parco Lambro. È una sorta di luogo nel quale si prova a esprimere performaticamente, perdonate questo termine, con la musica, anche con l'uso di sostanze, a creare un atollo che sia fuori dal quotidiano, dalle aberrazioni, come si dice, dall'alienazione del quotidiano. E c'è anche un elemento di disperazione in tutto questo. C'è anche il tentativo di ritagliarsi una propria enclave, felice che forse mai sarà tale. Ecco, Concita De Gregorio non è in grado di spiegare queste cose. Allora abbiamo provato, ho provato a farlo io. Tele Durruti, Fulvio Abate. Spero di essere stato minimamente, non dico chiaro. Forse mi sono allungato troppo. Tele Durruti.